Ciao, sono Marco, benvenuti anche questa settimana alla nostra serie di video dedicati al mondo delle tapparelle. Dopo aver visto come si cambia una cinghia delle tapparelle, dopo aver visto come si prendono le misure per ordinare una tapparella, vedremo come si taglia un rullo per le tapparelle. Il rullo o l'albero è diviso in quattro parti: dal cuscinetto, che è questo, che è quello che sta inserito nella zanca. Questo è formato da de delle sfere. Questo non è necessario cambiarlo per forza, dobbiamo controllare se le sfere ci sono tutte, se ne mancano una o più, cambieremo anche questo. E chiaramente quello che sarà necessario cambiare sarà il rullo, che è questo, la calotta e il terminale. In questo video vedremo come si taglia il rullo e come si assembla la calotta e il terminale. Come vedete ci sono diversi tipi di accessori, possono essere in ferro zincato, oppure in plastica. Chiaramente da uno all'altro la vera differenza è il prezzo. Quelle in plastica costano di meno e quelli in ferro zincato costano un attimino di più. I terminali, che sono questi, ce ne sono di vari tipi. Come dicevo, quello in plastica costa 60 centesimi, questo costa 80 centesimi e poi c'è un altro terminale che è quello che vi consiglio. Questo costa 2,90 euro. La diversità tra questo e questi due sta nel fatto che questo ha delle grandi portate. Se avete una tapparella che anche in plastica o in legno che supera i 150 cm di larghezza, dovete montare questo, perché questi due sono fatti in lamiera. Questa è in lamiera di 1,5 mm e questo è in plastica. Quindi cosa succede? Che si spaccheranno i terminali col lungo andare. Invece questo è quello che usiamo anche quando montiamo le tapparelle in acciaio. Questo ha una portata anche superiore di 100 kg. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è comprare rullo e uno di questi accessori, una puleggia e un terminale. Quando abbiamo fatto ciò, prenderemo il metro. Esempio, abbiamo comprato questo terminale. Cosa faremo? Dovremo prendere la misura dell'ultimo pezzo, quindi questo sarà 2 centimetri. E poi, ad esempio, se abbiamo comprato questa puleggia, prendere la misura da qua a filo interno. Qui mi dà 4 mm, quindi aggiungiamo un paio di millimetri per lo spessore della lamiera, che è 6, quindi sarà 26 mm. Ora che abbiamo calcolato lo spessore da togliere, prenderemo la misura del rullo. Prendere la misura del rullo è semplicissimo. Prima cosa dobbiamo smontare il rullo vecchio e poi prendere la misura da cuscinetto a cuscinetto. In questo caso è 73. Quindi cosa dovremmo fare? Dobbiamo fare 73 meno 2,06 cm, che è lo spessore che abbiamo trovato prima. Vi do un consiglio: togliete un po' di più. Tanto c'è sempre un margine di gioco di un mezzo centimetro o qualcosa di più, quindi toglieremo 3. Quindi cosa succederà? 73 meno 3, dobbiamo tagliare il rullo 70 centimetri. Una volta che il rullo è stato tagliato, non ci resta che assemblarlo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dare due colpi, questo è agganciato, ora agganceremo anche il terminale. Ora siamo pronti per innestare il terminale dentro nei cuscinetti. Come vi dicevo prima, potete lasciare anche un mezzo centimetro d'aria o qualcosa di più. Una volta che l'albero sarà inserito nei cuscinetti, anche se vedete, se avete tagliato per sbaglio il rullo un po' troppo corto, ci sarà un leggero gioco. Cosa facciamo? Possiamo spingere fuori leggermente questo, magari dando due colpi col martello, e inserire una vite. Fatto ciò, il cuscinetto sarà ben appoggiato sia da una parte che dall'altra. Questo è il risultato che dovremmo ottenere alla fine. Come vedete, il rullo è bello stabile nel cuscinetto. Anche questa settimana
La nostra guida sul mondo delle tapparelle finisce qui. Se volete vedere un altro video, ci vediamo la prossima settimana. Iscrivetevi al mio canale così vi arriverà un messaggio quando posterò il prossimo video. Buona settimana!